meditazioni e di formazione dello spirito. Mi chiedo se il biblioteca finisce l'innovazione, però la partita di Cuneo è stata l'esempio classico di come la squadra deve difendere un risultato a volte va in vantaggio. Secondo te in che cosa è migliorata la squadra sotto questo aspetto nella fase di non possesso palla? Secondo me più che nella tattica questa squadra è migliorata nella testa. Ecco. Sta cominciando ad avere più consapevolezza della propria forza, dei giocatori, ma giocando da più tempo assieme adesso stiamo conoscendo più i nostri compagni e quindi adesso viene un po' più semplice rispetto al giorno d'andata all'inizio di campionato. Penso che la difesa sia proprio in questo. Michele. Ma è proprio vero che a Lecce non pensate, lo scontro diretto è diciamo abbastanza vicino, è indubbiamente una partita che potrebbe rappresentare una grossa svolta per questo campionato. Sì, io penso, parliamo chiaro, tutti pensiamo a Lecce, in pronostico tutti ci pensiamo, però se non vinciamo la partita con Lomezzane tutto diventa più difficile. Quindi bisognerà pensare partita dopo partita, perché questo campionato ci insegna così proprio. Noi forse l'anno scorso già pensavamo a 4-5 giorni dalla fine, pensavamo già al grande sogno che si stava operando e poi ci è scappato di mano. Ecco Cristian, tu hai parlato dell'anno scorso, non volevo parlare dell'anno scorso, però mi dai lo spunto per introdurre questa domanda. L'anno scorso noi abbiamo fatto una bella provvista di punti in classifica e poi non li abbiamo saputi gestire nel finale questo vantaggio. Quest'anno invece, a prescindere dalla classifica, noi stiamo facendo un gran bottino di gol, di reti, di calcio, champagne, spettacolo. Allora la domanda è, da qui alla fine del campionato cambierà il modo di giocare o di interpretare le partite da parte del Trapani? Meno gol, meno spettacolo, più risultati oppure no? Non te lo so dire, io penso che questo campionato tra andata e ritorno praticamente sono due campionati secondo me, perché poi chiaramente le squadre a gennaio si rinforzano, quindi le squadre sono più forti, magari vedono passare via gli obiettivi e quindi mettono più grinta, altri che magari si avvicina all'obiettivo e quindi non vogliono farselo scappare. A mio modo di vedere noi dobbiamo continuare a fare questo lavoro, insomma, a continuare a fare quello che stiamo facendo, perché stiamo facendo bene e tutto quello che abbiamo guadagnato l'abbiamo fatto solamente è solo frutto del lavoro. Dobbiamo continuare così e cercare di fare più punti possibili, senza pensare a niente, a quanti gol abbiamo fatto, a quanti ne prenderemo, a quanti ne faremo, o a quanti punti ci vorranno per essere matematicamente nei play-off o a vincere il campionato. Dobbiamo solo continuare a vincere partita dopo partita. Alla Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, come bene. Va bene. Mi sembra che ci sono altre domande. Grazie.